Ma tutto bene, dai, a parte un pochino di freddo che ci ha un pochino colpito prima del solito quest'anno, però guarda, ti devo dire che per quanto mi riguarda non ho perso un giorno di preparazione, che poi sai, adesso ancora fai in tempo ad adattarti, ad adattarle anche un po' alle esigenze climatiche, ecco, delle preparazioni, quindi adesso insomma vedi un mese prima le previsioni, quindi riesci ad organizzarti bene, quindi posso dirti con tutta tranquillità che procede molto bene, Questi primi giorni Movistar come stanno andando? ecco. Ma guarda, bene, bene, abbiamo fatto il ritiro, un'ottima impressione, abbiamo fatto tutto molto tranquillo, ecco, c'è da dire che gli spagnoli hanno questa caratteristica, sono molto pacati, tranquilli, e quindi io essendo pacato e tranquillo posso trovarmici bene, ecco, però per dirti abbiamo fatto 4-5 giorni senza bici, senza niente, quindi difficile anche parlare, però d'altro canto c'è stato più modo di stare tutti assieme e comunque mi ha aiutato il fatto sia di parlare la lingua sia di conoscere già tanti ragazzi e quindi perfetto. Tra l'altro per te, insomma, è la seconda esperienza all'estero nella tua carriera. Hai chiuso questa parentesi con la Liquigas. Infatti ti volevo chiedere a proposito come te ne sei andato dalla tua ex squadra. No, no, in ottimi rapporti, guarda, mi sento ancora con tutto il personale, con molti del personale, con molti compagni e niente, dai, ho sentito anche il dottore oggi, sempre molto gentili, disponibili. No, io credo che ci siamo lasciati molto bene, in tutta tranquillità. Visto anche te che fino a fine stagione non si sapeva niente della squadra, niente di preciso, quindi per un ragazzo a 26 anni in scadenza di contratto e comunque con diverse richieste, era secondo me anche stupido aspettare oltre. E per questa stagione qual è il programma? Guarda, partirò in Australia. Australia, poi tornerò, farò un breve stage in altura per preparare bene Tirreno, Sanremo, Catalogna, poi Eroica, poi farò un altro stage in altura e prima di classiche giro, ecco, prima parte di stagione, poi quasi sicuramente farò la Vuelta a fine stagione e ovviamente tutte le cose che anticipano la Vuelta, ecco, però ancora non abbiamo fatto un programma per la seconda parte di stagione predefinito, insomma.